Buonasera, siamo qui in diretta dall'Ottica Iovino. Siamo qui con i due protagonisti del big match della semifinale di stasera, Gaetano Iovino e Giovanni Alfieri, Trabzonspor, CSK Mosca. Ci sono già state le prime schermaglie, abbiamo fatto già anche una foto. Siamo quasi pronti, mancano due ore. Caro Iovino, che cosa ha da dire all'amico nemico Alfieri? Ho da dire una semplice cosa, me ne sono preparato a casa questo discorso, che la mia squadra è fatta, stasera sembra l'ospedale civile, tutti acciaccati, chi non può venire per là, chi non può venire per malori, chi ha l'ernia e robe varie, però per me verranno, nonostante le febbre, influenze e robe varie, saranno in campo anche a 5 contatti, a dare tutto, nonostante gli acciacchi. Il contrario invece, inverso la squadra di là, ce l'hanno, integro, eccolo qui, integro, ma non lo faranno giocare, ripudiato dai suoi stessi compagni. Questa è la differenza tra non lo gioco, e sento dice che questa, io voglio dire solo che questa è la differenza, al di là del risultato, questa è la differenza. Cosa ha da rispondere? Che la Tigre non può stare in gabbia, questa è la mia risposta. La Tigre non può stare, non è mai stata in gabbia, quindi stasera giocherò e darò spettacolo, come sempre, voglio dire. Io penso che i compagni non saranno d'accordo. Peccato che io non ci sono, perché io vorrei proprio ascoltare le loro parole. Si devono divertire anche loro. Lo scopriremo fra poche ore. Si devono divertire anche loro, la Tigre. Però un motivo già me l'ha dato, perché non ha fatto lo stupido da mesi e mesi e mesi, quindi questo già fa capire che non farà, ormai non fa più parte, chiuderei questa breve intervista. Vi do a tutte e due le squadre un in bocca al lupo per stasera, tra poche ore ci sarà la partita, però chiuderei con una foto che è emblematica per il trofeo Jack. Abbiamo visto già in copertina all'interno dell'Ottica Iovino, eccola qui. E possiamo anticiparvi che ci sarà anche un'altra cosa da condividere lì. Va bene, a dopo. Ha sempre la sua importanza fare il trofeo Jack, ancora di più. Questa è la storia di due grandi amici, nemici in campo ma fratelli della vita. Questa è la storia di una rivalità che dura ormai da anni ma non smette mai di emozionarci. Questa è una storia fatta di tante battaglie, la storia di vincitori e vinti. Questa è la storia del trofeo Jack. 1-0 per il Trump. Si diceva di un CSK più cinico, ma subito Papa l'ha messa dentro. Ho sentito. È stata fatta, giustizia. Vorrei ringraziare anche è per il 7. Oh, è la bottiglia alta. Un abbraccio a questo, è quello che questa è la più grande vittoria. Il finale verrebbe a fare per lui il finale. Oh,
Leo Jack. Ci vediamo domenica X. Come X? Pareggia. Domenica 6 aprile. Domenica 6 aprile per la finalissima di Champions. E questa volta non c'è. Allora, allora noi qui vogliamo. Questa volta non sarà biscotto. Non a parte il biscotto, noi vogliamo un pronostico. Marco, secondo te. Matteo, scusami, secondo te chi vince? Vincerà ancora una volta il trofeo Jack.